Ciao, bentornato, amore, sto vedendo un po' qua se trovo qualcosa di carino. Indecisa di prendere o no la bustina per il pane. Poi guardando un po' ho trovato questo. Troppo carino, ho detto vabbè, lo devo comprare. Bellissimo. Io uso quello anche per mettere le patate dentro. Uso anche questo qua. Oh, peccato che non sono cuoricini. Oh mio Dio, ho trovato un sacco di cose utili. Questo da casalinga disperata, che si portano le cose per asciugarsi. Tappetino per il lavello, che lo volevo troppo. Questo mi piace perché non è di plastica, è tipo di spugna. Secondo me è più carino. Questo per mettere le spugnettine, trovo più bellino. Questo per mettere anche questo per le spugnettine. Oddio, che belle queste cose. Arancino fritto. Oddio. Non sei dedicata a mia sorella quando non ci sei tu. È pieno di roba, non ci sono. È scesa, è andata al lavoro e a farsi dei lavoretti, appunto, di lavoro. Io stavo leggendo un po' i commenti su Facebook, a volte veramente mi viene proprio da dire ah, oddio, perché proprio sono arrivati dei commenti proprio al limite del concepibile, insomma, offese a me, alla mia famiglia. Addirittura siamo arrivati a dire che i miei genitori si devono vergognare per aver messo a mondo una persona come me, due persone come me e mia sorella. Questo perché abbiamo fatto il video di shopping, questo perché pubblico magari qualche post o qualche video su come stare in forma. E la cosa più triste di tutte è il fatto che questi commenti veramente veramente brutti, ragazzi, ma proprio pesanti, di offese a me e alla mia famiglia, addirittura minacce di morte, perché addirittura voi non ci credete, ma veramente non ci credete, io ogni giorno ricevo commenti di persone che mi dicono crepa, addirittura una datti fuoco, commenti su Facebook in particolare, datti fuoco, crepa, ma cosa esisti a fare al mondo, non ti sopporto più, queste cose del genere. E la cosa più triste di tutte, sapete quale, ragazze, a parte l'offesa e la cattiveria di questo commento, di queste persone così frustrate nella loro vita, vabbè, ma lasciamo stare, è il fatto che questi commenti, i commenti più brutti, vengono lasciati soprattutto sotto le foto di shopping, quindi di acquisti, oppure di del mio corpo, quindi del mio fisico. Quindi praticamente quando si parla di soldi e quando si parla di dieta, di corpo, quindi alla fine c'è sempre un minimo, secondo me, di invidia, che poi invidia di che? Cioè, come se io avessi un corpo perfetto, non ce l'ho assolutamente, c'ho mille difetti, il mio fisico non mi piace assolutamente, e i soldi, cioè, ma dove? Ma non è tutto oro quel che luccica? Cioè, queste persone, per vedere che uno va a fare shopping un pomeriggio, magari ho speso 50 euro, c'ho i soldi, cioè, ma vabbè, comunque sta gente non sta bene proprio. Non vale neanche la pena di risponderle, secondo me, perché guardate, ho talmente tanto da fare, devo sistemarmi tutti quei panni, devo ancora smontare l'albero di Natale, no, veramente, comunque sto veramente in crisi, quindi ho tanto da fare, figuriamoci, mi metto a pensare a queste cose. Però veramente le minacce di morte, non tanto per me, ma per i miei familiari che leggono queste cose, per me, a me non importa, perché tutto quello che a me mi dicono torna indietro, c'ho un potere che ribalta e torna tutto indietro. Però voglio fare un video su questa cosa, perché da un po' di tempo che non rispondo alle polemiche, quindi voglio rispondere un po' a tutte queste polemiche che mi vengono fatte, perché ogni tanto io devo frenare, perché non è detto che io devo essere il bersaglio delle minacce di morte delle persone frustrate al mondo, quindi ogni tanto io mi devo mangiare sfuga, però mo devo cucinare per stasera. Amore, bentornato. Ho comprato un sacco di cose troppo utili, guarda. Questo lo metti sopra là e ci metti i piatti sopra, si asciugano da soli si asciugano. Poi questo è un cestino per mettere tutte le posate, le robe per far asciugare. Poi dove sta? Ah, questi troppo carini, guarda questi come sono bellini. Per metterci spazzolini e poi per metterci il sapone sopra. Sono un po' shabby chic.
Come no? Sì, sono sciarpe chic. Poi guarda questo com'è bella. Come ti piace questo? Guarda questo com'è bella. Ma aspetta, tutto a te. Guarda, fresco pane. E metti il pane dentro. E si mantiene sempre fragrante. Sì, poi c'era anche un'altra cosa troppo bella. Dove... già l'hai tolto da dentro? Le cose del lavandino. Sì, finalmente. Come ci vanno? Oh, che ci vanno bene qua, guarda. Amore, non vanno bene. Non vanno molto bene. Sono piccoli e grandi qua. Sono piccoli qua e grandi. Uffa, non sono bene. Non vanno bene. Non vanno bene. Sono corti qua. E Luchi qua. E poi scusa, non doveva stare un buco per l'acqua? Non si beve vicino alla bottiglia. Guarda, non vanno bene. Uffa, adesso li devo cambiare. Non vedi che sono tutti bucati, scema. Eh no, ma sono corti qua. Non fanno niente. Oh, uffa, adesso sono triste. Perché non vanno bene? Che hai fatto al lavoro? Ti sei stancato? Hai fatto il bravo. Hai cattivo. Hai fatto il bravo e cattivo. Hai fatto il bravo e cattivo. Questo che c'è? Che cos'è? È un cosa, si mette vicino al muro e si appendono tutti i strofinacci. Guarda. Che schifezza hai comprato. Ti ho comprato il salame. Oh, che bello, mio marino. Non vai in palestra. No, oggi non vado. Adesso devo fare due video. Oh, che palle. Sì, devo fare. Adesso viene mia sorella e facciamo i video. Sì, eccola la mia sorellina nella mia cucina shabby chic. Come sei carina questa cucina. Però dietro a sto snack mi sembra una bimba. Perché qui sono le sedie corte. Non so io che sono corta. Ora sto scrivendo tutti gli ingredienti sui bigliettini. Perché dobbiamo fare il video pizza challenge che ce l'avete tanto richiesto. Quindi adesso lo giriamo, ci divertiamo e ci mangiamo la pizza. Però fa schifo sta pizza che ci mangiamo, oddio, non sono molto contenta. Ma che stai combinando? Ti stai bisticciando con la grattugia. Non ridere, non ci trovo proprio niente da ridere. Ma bello, però non voglio dire a te come tu grazie. Oh, lo gratti un po' a me. Sì, sì. Ho fatto pasta e patate. Boh, troppo bella. Pasta e patate con la provola. Troppo troppo buono, tipico piatto. Ma fatti. Pasta e patate con la provola, tipico piatto napoletano, provola filante. Allora fammi sapere come sono, ma io come me lo gratto che è finito. Che dita così. sono troppo invitanti. Come sono, mamma? Troppo buona. E ora devi assaggiare sulla fiducia. Come sono? Ha messo tanta provola, guarda come ha messo anche una foglia di alloro, pepe, parmigiano, eh? Squisitezza. Sono meglio di quelle che fa tua mamma. Non si può dire. No, non meglio quelle che fa tua mamma. Un appetito, oh, da pazzoide. E mi vuoi dire che sono stata brava? Vai e poi vai. Ma perché? Di grindoso, quando dove? No, dai, sono state buone, dimmi brava. Dimmi. E dimmi brava. Brava. E vai! Guarda com'è bella questa bella zucchetta arrostita. Ti piace? Oh. È bella. Adesso la dobbiamo un po' girare. Prima di andare a nanna ho fatto la frutta e la tisanina, mela e pera con cannella e bacche di goji, buono buono. E poi qua la tisana
che ho messo in infusione, vedete qua dentro, è troppo buona, è questa qua, che è praticamente di frutti rossi tutti mischiati, frutti rossi, rosa, canina, mirtillo, è buonissima e fa un profumo incredibile, io la adoro veramente. E quindi adesso mangiamo questa, beviamo la tisanina e andiamo a dormire. Buonanotte!